Beh? Sta per fare qualcosa di molto stupido. Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War. Siamo qui oggi ritornati con uno speciale. Speciale per i 20k raggiunti dal canale, anche se ormai siamo quasi a 22. E però è passato il treno, insomma. E andremo a fare che cosa? A giocare alla roulette russa con questo bellissimo pistolone. E le regole dopo la sigla. Ecco come si svolgerà la sfida. Andremo ad aprire il tamburo del nostro bellissimo Dan Wesson da 2 pollici. Andremo a inserire tutte le varie cartucce e ovviamente solamente una avrà il pallino dentro, in modo tale che anche vedendo lateralmente dove sta il bossolo, sostanzialmente non si potrà effettivamente sapere chi viene colpito e chi andrà ad essere colpito. Fatta questa cosa qui, ce lo punteremo vicendevolmente addosso a seconda di chi parte per primo. Quindi io lo punterò a War e War lo punterà a me. Fatto ciò, andremo a sparare. E il primo che viene ovviamente colpito sul tattico, perché non avevamo voglia di spararci negli occhi, e ovviamente useremo anche gli occhiali protettivi, e perderà. E andremo avanti così, facendo un paio di manche, e vediamo, diciamo, come butta la vita. Quindi preparatevi, prendete popcorn, bibite e altre cose divertenti e cominciamo. Capisco. Sasso, carta, forbice per chi parte, come nelle migliori competizioni di altri tempi. Facciamo un gioco diverso. Ecco. Chi pesca quello con la cartuccia senza guardare, guardami in faccia, è quello che inizia. Prendo una io. Abbiamo una testa. Mm-hmm. Ok, vai un altro. Ah! Adesso io sono il primo giocatore che parte. Girerò il tamburo e andrò a sparare al Bone War sul petto, sperando di non beccarlo subito, sennò questa challenge finisce molto molto velocemente. Non ho visto ovviamente dov'è quella piena, quindi vado a girare. Armo il cane. Prendo orecchia! Ready? L'ho vista che non c'era il cane. Era vuoto. Tocca a War. Allora io adesso ho 2 opzioni. L'opzione A è direttamente sparare a lui senza girare il tamburo, ma poi devo subito dopo sparare anche a me stesso. L'opzione B è girare il tamburo e sparare un colpo. Girerò il tamburo perché so che dopo arriverà a me. Ready? Mm-hmm. Quindi io adesso posso o girare il tamburo e poi sparo a te. Esatto. Oppure non girare il tamburo, sparare a te ma poi sparare a me. Esatto. Sono sicuro che a YouTube piacerà un sacco questo contenuto. Va bene, allora io giro il tamburo perché sono curioso. Lasciamola alla fortuna. Chiudi gli occhietti. Beh, ho sentito l'aria qua sul collo, beh, ma porca puttana. Io decido di spararti subito. Stai. Adesso devi spararmi tu però. Quindi quando lui non gira, giustamente io gli devo risparare. Siamo subito già però a 2 fuori. Beh! Ok, ok, sta diventando troppo pesante la situazione da reggere. Io giro, 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 giro. Pum! Ma zio, io sparo subito. Ah, damn. Ci serve un altro paio di occhiali. Ah! Colpito in pieno, signori. Visto che in questo genere di cose è difficile mantenere traccia dei punti e noi vogliamo rendervi la cosa molto semplice, abbiamo qui 2 pezze appoggiate sul tavolo. Una è quella dell'idra, l'altra è quella del punitore, che io ho anche sul tattico per rendere le cose più semplici. Andremo ad utilizzare questi bellissimi bossoli davanti alla patch per indicare i punti di ognuno di noi. In questo caso il buon War ha già un bossolo. Una cosa importante da tenere a mente è che faremo 3 partite, al meglio delle 3, quindi chi di noi 2 avrà più punti giocherà una manche ulteriore dove l'altro non avrà il tattico. Quindi se io dovessi perdere, mi leverò il tattico e giocherò una manche dove il buon War mi spara direttamente sul petto ignudo e viceversa. Bando alle ciance, partiamo. Hai rimesso lo stesso colpo di prima? Sì. Adesso ho sentito un'onda di... Ma davvero, dove è finito il colpo? Mi è ribaltato addosso. Ha perso la gabbiana. Bene, 1 punto a testa. Ricordiamo che bisogna arrivare a 3 punti a testa per vincere. Ci sono 3 pallini davanti a noi, così non ci fermeremo più. Proseguiamo. Inizio io. Beh, io giro. Adesso mi arriva sul collo. Sentiamo.
Ah. Beh, sì, sento l'aria sul collo. Sì, anche a me, arriva la botta. Un attimo di... Cazzo. Ah, grazie mille. Adesso se ci capita. Adesso cosa facciamo? Arrivati a questo punto, ovviamente abbiamo sparato 3 canne delle 6. Quindi abbiamo già vuotato 3 cilindri, che vuol dire che la possibilità che il prossimo colpo ci sia è molto alta. Quindi adesso il buon War deve capire se pararmi ma rischiare che io poi gli spari, dove le probabilità sono veramente alte che ci sia il colpo, oppure resettare la pistola. Resettiamo. No! Resettiamo, non ce la faccio. Resettiamo. Ah! Ma c'è il colpo! C'è! L'ho visto! 5,56! War passa in vantaggio, ma non per molto. Tocca a me iniziare. La bacchetta, Lucius. Tocca a me? No! Hai iniziato tu prima. Dai, sì, dica che non è vero. Parami pazza, che poi ti riempio di sberle. Sì! Sono incredibile! Secondo me... hai un indumento di troppo. Te lo faccio caricare a te questo. Tieni. Bene. No, zio, porca troia. No, fa un male atroce. Bene, questo me lo sono cavato. Cazzo! Tanto è solamente peso in più, come quando Rock Lee si toglie i pesi. Ricordo che mi farò sparare a 20 cm senza tattico. Sarà molto divertente. E il resto. Caricato. Parto io, no? Sì, parti tu. Cazzo! Zio! Devi spararmi diretto, non ho girato. Ti prego. Allora, adesso c'è il discorso di prima. Io posso resettare o rischiarmela. Sei pronto? Cioè, se questo non c'è, a me arriva sicuro, perché due cilindri vuoti, il che vuol dire che se io adesso gli sparo e non esce niente, arriva a me sicuro. Arriva. Cazzo! Bettola, sei schivata di un culo, ma di un culo, porca troia. Mi sono cagato addosso un botto. Un punto per re. Quindi il primo turno, la prima manche, l'ha vinta il buon War, che non deve infilarsi quella in bocca per tanti motivi, non ce n'è bisogno, il mondo è bello, lo sdezzo. Adesso ne faremo un'altra, io avendo vinto la penitenza però parto con un punto. Quando siete confusi su cosa sta succedendo vi basta guardare il tabellone dei punti. Beh senti, tu hai avuto quello con la... No, io ho perso, comincio io, furbone, che comunque cominciare non è meglio. Che cazzo! Se perdo anche adesso, però no, bestemmio, sono 2-0. No. resetti? Possibile! No! E 3 punti! No! Bene! Rimuoviamo quel tattico, bro. La situazione si sta facendo calda. Frava, quel colpo lì è sfigato. Rimettiamo il pallino. Beh, si fa male psicologicamente. Devo la rega, cioè. Cosa fai? Giri o lo tieni? No, resettiamo. Non c'è bisogno. Non fatelo a casa, ragazzi, non fatelo a casa. Perché? No, reset. Fa male, fa davvero male psicologicamente sta cosa random. Io non resetto mai, ragazzi. Ma dove è questo colpo? È qua! Mi hai preso sopra il capezzolo! Fidati che è il punto migliore, zio, perché dove hai più muscolo che ti isola dall'osso. E tutto continua così. Schifosamente viola, bastardo. Visto che però io ho vinto l'altra, parto già con un punto. Ahimè, è vero.
Red è come la Russia. Cosa? Oh. La bacchetta. Su riporta quell'affare dove stava da retta a me. Su riporta quell'affare dove stava da retta a me. Quindi siamo 1-1 e io parto tra l'altro avvantaggiato di un punto perché ho vinto la manche precedente. Sto andando via la voce. Quindi War adesso caricherà nuovamente il pistolozzo. Io modifico la mia occhialatura e questa è quella per la vittoria. Continua ad andarmi via la voce. Che vuoi fare? Io ho girato. Guarda, dopo averlo preso, diretto. Ah, quindi non hai girato? No. Ah! Cosa faccio? Giro o sparo? Gira. Tanto non c'è. Oh, stai! Siamo a 4 canne su 5, su 6. Sì, ce ne sono due vuote, quindi o è qui o nella prossima. Cosa fai? Te la rischi? Sì. 1-1. Non è mai nell'ultima. C'è una regola non scritta per cui non è mai nell'ultima. Quindi abbiamo ricaricato 1-1, palla al centro. Parto io. No. Parti sì. Tu. No. Parto io. Partito prima. Tu. Quindi parto io. Madonna. Wow! Che vuoi fare? Che facciamo? Tu continui a fare questo giochino qua, prima o poi. Va male. Ah! Due punti. Va bene, 2-1. Io ti propongo di cambiare regola e metterne 5 colpi su 6. Eh? Sì! No, la accetto anch'io. Sfidiamo la fortuna. Non ho parole. E adesso... Via il tattico. Questo m'arriva, cioè. Beh, ma vorrei anche vedere. Quando miri, devi mirare qua. Non ti preoccupare. No, devi mirare qua, davvero. Dove l'hai preso tu? Tocca. Cioè, oppure perso, oltre il danno la beffa. Dai! Cazzo. Tocca a te diretto proprio. No, io resto. No! Ho premuto il cane troppo forte. No! Cazzo! Ah, che male! Ma sei un... Voglio culo! Ma sei un pisello, hai fatto... mezzo... Alec Baldwin! Alec Baldwin! Mi ha fatto l'Alec Baldwinata! No, Vex, ma... Sì, è arrivato qua. E guarda cosa c'è nella camera. E cosa mi è arrivato addosso, scusa? Un sasso? Cioè, ne abbiamo caricati due? Ma non credo. Alec Baldwin, ci stai guardando? Ci spieghi com'è possibile? Ti capiamo, comunque. Quindi, pisello. Sì. Mi... No, ma pensavo peggio, se devo essere onesto. Però ha sparato 700 colpi. C'ho la testa che mi fa un male boia adesso. Cioè, ho pure perso in tutto questo. Cioè, la morale della favola è che ho pure perso. Guarda che bella, che devo anche coprire il capezzolo come le tipe. Bene, siamo arrivati alla fine di questa incredibile challenge. Ho perso. Era da un po' che non perdevo, in effetti. Quindi sono contento. Perdere ti fa tornare umile. E io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Spero che questo speciale vi abbia fatto ridere. L'abbiamo un po' improvvisato. Se volete farcene fare degli altri, con regole tutte diverse, cose ancora più simpatiche, scrivetecelo nei commenti, perché... E vi ricordo che in descrizione trovate il link del Monopoly Software, il negozio che ci ospita e ci permette di fare questi stupendi, incredibili, deliziosi video. Potete trovare incredibili prodotti a prezzi veramente interessanti. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi ricordo di sintonizzarvi sabato prossimo perché faremo lo speciale della stanza delle armi 3.0, credo sia il numero. L'abbiamo completamente rifatta da capo, c'è un botto di attrezzatura nuova perché ho deciso di spendere tutti i miei soldi in software. Detto ciò, vi ringraziamo di essere stati qui con noi, una piccola... Fa un male bestia, ragazzi. Perfetto, buon fine settimana e come sempre, stay hungry! Un ringraziamento speciale a chi c'era
fine febbraio sopra Lucca alla prima tappa di PCN FIPS Emilia Romagna e Toscana. Grazie anche a chi in campo mi ha riconosciuto e ha detto: oh bella War, grande, vi seguo e stay angry.